categoria allievi, domenica 24 aprile infatti si correrà la 37esima edizione del trofeo Ceramiche Pagnoncelli, tradizionale gara riservata a questa categoria che si svolge appunto a Trezzo d'Adda. Siamo qui con la squadra allievi del club organizzatore, abbiamo qui alla mia destra Eros Colombo, Castelli e Malvestito. Allora, parliamo un pochettino del percorso con Simone Castelli. Allora, sono 62 km di gara, si svolgono in tre giri grandi e due piccoli, è una gara pianeggiante e ci sono qualche strappetti, in mezzo c'è certo che capriate e per prima montagna va più d'alto. Tra l'altro siamo venuti qua a trovare la compagine del Pagnoncelli proprio tre giorni dopo il primo piazzamento stagionale della squadra con il primo anno Malvestiti che si è piazzato decimo alla gara di Corte Nuova. Allora, facciamo un primo bilancio e le prospettive future della squadra. Sì, ho fatto un piazzamento grazie a una fuga e sono riuscito a arrivare fortunatamente all'arrivo. Poi, beh, la nostra squadra non siamo molto numerosi, però sono buoni. Quindi siamo pronti a partire per vedere il tracciato di Trezzo d'Adda. Con noi appunto i tre ragazzi degli allievi, manca il marocchino Amin e in più si sono anche aggiunti i ragazzi esordienti dalla squadra, quindi per me sarà un piacevole stare a ruota anche oggi. Terminato il nostro giro, parliamo un po' con Eros Colombo dell'ultimo chilometro. Sì, l'ultimo chilometro si avrà modo di vedere durante il corso della gara in quanto si passerà sotto in tutti i giri. E l'ultimo chilometro non presenta appunto grosse insidie, è un lungo rettilineo e sarà a campo per un'ottima volata. Tra l'altro l'anno scorso, se è vero che nel 2008-2009 vinse Marini in volata generale, l'anno scorso vinse un'altra ruota veloce, Simone Consonni, ma al termine di una fuga a 6. Quindi quest'anno si può anticipare comunque la volata. Sì, è un percorso comunque in alcune parti abbastanza favorevole dalle fughe, in quanto anche Consonni è arrivato in una fuga di 5-6 atleti e anche quest'anno potrebbe arrivare un'altra fuga.
Paolo Pagnoncelli, è il presidente della società ciclistica Pagnoncelli, che organizzerà il 37esimo trofeo Ceramiche Pagnoncelli domenica 24 aprile, giorno di Pasqua, quindi vi preparate ad accogliere, si spera, un gruppo numeroso, no? Sì, mi auguro, anche se non sapevo che quando ho deciso il 24 che era Pasqua. Comunque non cambia niente e spero che veramente, visto che le gare non ce ne sono in concomitanza, e spero veramente di avere un bel gruppo, ma più che gruppo i personaggi, quelli più importanti, insomma. E la speranza immagino sia anche quella di vedere i ragazzi della sua squadra magari a fare una buona prestazione, no? Sarebbe ora, perché ho 37 anni che la facciamo, 36 non siamo, sì, il secondo l'abbiamo fatto, però il primo non siamo mai ancora riusciti a farlo. E speriamo di riuscire a seccarla quest'anno.